Capire se qualcuno ti sta mentendo è più difficile di quello che sembra. Perché, come ti spiegherò tra poco, anche se pensi di conoscere qualcuno, probabilmente non lo conosci affatto. Ciao, mi chiamo Sonny Zanon e oggi voglio parlarvi di alcuni dei punti principali che potete portarvi a casa dal libro Il dilemma dello sconosciuto di Malcolm Gladwell. Il libro parla di quanto sia difficile capire chi non conosciamo e di come le strategie che utilizziamo per giudicare gli estranei siano in realtà letture superficiali. Andiamo col primo punto. È difficile capire chi mente. Quanto è facile capire le persone? Come già detto nell'introduzione, è molto molto difficile. Più di quello che pensiamo. Secondo alcuni studi riportati da Gladwell nel libro, soffriamo tutti di quella che si chiama illusione di comprensione asimmetrica. Ovvero pensiamo di essere bravi a capire gli altri, ma allo stesso tempo pensiamo che gli altri non siano capaci di capire bene noi. Il problema è che è vero, sì, gli altri non sono capaci di capirci, ma anche noi siamo pessimi. E se abbiamo questo problema nelle conversazioni normali, figuriamoci se qualcuno ci sta anche mentendo. Tim Levine, psicologo esperto di inganno, teorizza quella che è la teoria della presunzione di onestà, ovvero che tutti noi, quando parliamo con qualcuno, partiamo dal presupposto che quella persona sia onesta e non ci stia mentendo. Questo ci è essenziale per vivere con le altre persone. Immagina di andare a fare la spesa e pensare che la cassiera quasi sicuramente cercherà di imbrogliarti dandoti il resto sbagliato. Oppure che quando quel tuo amico ti chiederà di trovarti, lo farà con qualche secondo fine a tuo discapito. Vivere sarebbe decisamente molto più stressante. Ti chiuderesti in casa ed eviteresti contatti con chiunque. Noi abbiamo bisogno di sapere che ci possiamo fidare degli altri e che la cassiera molto probabilmente ci darà il resto giusto, a meno che proprio non sia per errore. Ecco perché quando qualcuno ci mente abbiamo bisogno di tantissime prove per arrivare a cambiare la nostra convinzione iniziale. Addirittura ci troviamo da soli delle scuse per giustificare i comportamenti disonesti degli altri. Nel libro c'è un esempio bellissimo. Nella seconda metà degli anni 80 c'erano una serie di agenti cubani infiltrati nella CIA statunitense e nonostante la CIA sottoponesse periodicamente tutti i suoi agenti al test della macchina della verità, molti di questi infiltrati non sono mai stati scoperti. Infatti, anche se ogni tanto qualcuno di questi infiltrati non passava il test, entrava al gioco il giudizio dell'esaminatore, che, convinto di conoscere bene quegli agenti, sorvolava sul risultato. È più facile pensare che la macchina della verità abbia sbagliato rispetto che io, che conosco questa persona da tantissimo tempo, mi sia fatto un'opinione sbagliata, anche perché sono vittima dell'illusione di comprensione asimmetrica, quindi credo di conoscere benissimo la persona, ed ho una presunzione d'onestà verso quella persona, quindi mi è più facile pensare che mi dica la verità. Poi, sull'affidabilità della macchina della verità ci sarebbe da discutere e ci farò un video a parte. Perché non è che sia proprio il top. Però anche se aveva segnalato la menzogna da parte di questi agenti infiltrati, non sono stati scoperti lo stesso. E se ci cascano pure gli agenti della CIA, che sono super preparati, figuriamoci una persona comune. Se volete vedere un esempio pratico della presunzione d'onestà, ne ho parlato in un video in cui parlo di un tentativo di truffa nei miei confronti. Fratellino della presunzione d'onestà c'è il principio di trasparenza, ovvero credere che quello che vediamo sul volto della persona corrisponda all'emozione provata. Quando guardiamo un film o una serie, gli attori comunicano a noi spettatori usando il loro viso. Se uno è felice, sorride e lo fa in modo molto visibile. Se uno è triste ma non vuole mostrarlo all'altro attore, noi spettatori riusciremo lo stesso a coglierlo, perché ci verranno mostrate, anche se magari velocemente, delle espressioni di tristezza. Ecco che quindi sovrastimiamo la nostra espressività e siamo portati a credere che chiunque si comporti così anche nella vita vera, e che ogni emozione sia esplicita, cosa che però così non è. Noi mentiamo su come ci sentiamo, sia a parole che col nostro volto, e nascondiamo le nostre emozioni dietro delle finte espressioni facciali. E non è che lo facciamo per forza con cattive intenzioni. Possiamo sorridere per non mostrare che il regalo di compleanno che abbiamo ricevuto non ci piace, o possiamo mostrarci tristi per entrare in empatia con la persona che abbiamo davanti. E poi un altro errore è pensare che tutti abbiamo la stessa espressività. C'è chi quando è felice sorride a 32 denti, chi accenna appena un sorriso. Penso che tutti conosciamo una persona introversa che non parla mai e sorride poco. E potrebbe venirci facile pensare che quella sia una persona triste. A me durante le superiori me lo chiedevano spesso, se fossi triste, ma perché non sorridi mai? Ma in realtà nessuno ci dice che quel sorriso appena accennato sia meno sentito di una risata di una persona molto più estroversa. Eppure siamo portati a pensarlo proprio per il principio di trasparenza. Il libro parla anche delle teorie di Paul Ekman sull'universalità delle emozioni, anche se mi sono trovato un po' in disaccordo con quello che ha detto. Non vado nel dettaglio, ma quello che ha spiegato l'ho trovato un po' superficiale in alcuni punti e gli esperimenti citati non sempre validi. Addirittura in un punto sbaglia ad elencare i movimenti dei muscoli del viso per una specifica espressione. Ma ovviamente io sono di parte, quindi lascio a voi il giudizio finale. Giudizi affrettati. Ci sono poi una serie di comportamenti che siamo abituati ad associare alla menzogna, come nervosismo, parlare più velocemente, distogliere lo sguardo. Questo perché effettivamente molte persone quando mentono adottano questi comportamenti. Il problema è che
non è vero sempre. Se un poliziotto una sera ti ferma, inizia a farti delle domande. Non devi per forza nascondere qualcosa per essere nervoso. La situazione in sé potrebbe provocarti ansia e ti ritrovi a mostrare gli stessi segnali di una persona che mente. Tantissimi nei video che ho fatto sulla Chiara Ferragni mi hanno fatto notare come lei muovesse gli occhi a sinistra e me l'hanno detto come se fosse un segno di menzogna. In realtà è semplicemente un segno di stress. Poi che possa aver mentito veramente oppure no è un altro discorso, ma il fatto che abbia visto quegli occhi muoversi non significa che quella persona abbia mentito. Quindi come distingui un bugiardo che sembra innocente da un innocente che sembra bugiardo? Può essere molto difficile. E cosa succede se la polizia ad avere questo giudizio sbagliato su di noi? Beh, è quello che secondo Gladwell succede spesso negli Stati Uniti. Infatti nel libro si parla molto del Black Lives Matter e tutto quello che è successo, tutte queste persone di colore uccise dai poliziotti. I 2/3 del Dipartimento di Polizia degli Stati Uniti utilizza il sistema Reed. E questo manuale che viene studiato dice cose come chi mente non ti guarda negli occhi, mentre chi è onesto sì. Cosa che, come ho già detto tante volte sul canale, non è assolutamente vera. Se viene presa come verità assoluta è sbagliata. Addirittura in un esperimento sono state fatte scovare delle persone che stavano mentendo a un gruppo di persone diviso tra chi aveva avuto l'addestramento Reed e chi non l'aveva avuto. La correttezza nella risposta tra i due gruppi è stata molto simile e non superava il caso. Quindi nel gruppo preparato, nel gruppo non preparato, erano bravi a capire chi stesse mentendo. Ma il vero problema era che il gruppo Reed era molto più sicuro del proprio giudizio, nonostante fosse errato. Personalmente ho trovato il libro molto illuminante, ci sono tantissimi punti, anche esperimenti di cui non vi ho parlato, ma mi piacerebbe farlo in qualche altro video. È un libro molto semplice, come tutti i libri di Malcolm Gladwell, cioè ci sono pochi concetti arricchiti da tantissimi esempi e raccontati molto bene attraverso delle storie. C'è anche un bellissimo approfondimento che non conoscevo sul caso di Amanda Knox e secondo me per qualcuno di voi potrebbe essere proprio interessante. È un libro che puoi leggere se non conosci niente dell'argomento e potrebbe essere anche un libro che ti permette di approcciarti all'argomento menzogna. Diciamo però che se un libro come I volti della menzogna di Paul Ekman cerca di spiegarti come riconoscere la menzogna, questo cerca di dirti non puoi riconoscere la menzogna, quindi è un po' in contrasto. Ti aiuta però ad inquadrare bene molti problemi della società di oggi, soprattutto quella statunitense, e del problema che hanno con la polizia lì. È comunque personalmente tra i libri più belli che ho letto nel 2023 e se vuoi darci un'occhiata te lo lascio in descrizione. Se il video di oggi ti è piaciuto lascia un mi piace e fammi sapere se ti interessa che porti altri libri su questo canale. Per oggi è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video.